bassa. Buonasera a tutti! Ma perché? Dove sta? Bravo! Bravo ancora! Vai, dove sta? Chi è? Vai, Gennaro, ancora! Mi parlano delle tappe, sì, Gennaro. Ma perché tu? Ah, è vero. Va bene così, eh? Ecco! Mamma mia! Ancora! Ecco, basta! Siamo tutti quanti! Metto paura. E si qua. Non ti posso picchiare, non tengo lo shadush. Ma dopo quando te lo metti poi mi picchi? Sì, allora metto lo shadush e te vado. Io me ne vado. Vieni qua. Buonasera! Mamma mia, ma quanti ne sono? E la sera la signora sul balcone. Ciao Giulietta! Signora, dopo veniamo tutti a cenare da voi. Aspetta, mi sono preparata la presentazione, aspetta. Vabbè, ma non c'è bisogno, ce l'hanno presentata. No, bisogna farlo perché mi sono... Non c'è bisogno, sono presentata. Vista l'ufficialità dell'importanza della serata, io mi sono preparata una presentazione. Ma loro ci conoscono. Non è detto, che ne sai? Ci conoscete o no? Ma anche per un fatto di... Mamma mia, com'è pesato! Bisogna presentarsi. Vuoi vedere? Se faccio una cosa, mi assecondate tutti? Sì! Tutti però! Sì! Forte! Sì! Vita! Sì! Dobbiamo dire tutti quanti che amo, non ci imbrogliamo con le lingue! Vita! Sì! Cuore! Sì! Battito! Sì! Faccio spaccato! Sì! E ziccata la prima figura in merda! Ma che c'entra? Funziona così, bisogna presentarsi. Uffa. La messa? Sta iniziando la messa? Buonasera a tutti. Ah, la presenta. Noi siamo gli Artetica, siamo due comici, siamo due cabarettisti, siamo due umoristi, siamo... Due scemo praticamente! Potete fare l'applauso con pesce, mi siamo abituati, non mi preoccupare. Vabbè, facciamo una cosa, evitiamo l'autopresentazione, entriamo nel vivo dello spettacolo. Di che cosa vogliamo parlare con loro stasera? Allora, siamo in un posto bellissimo. Sì. Vieste è una città che è un orgoglio per la nostra nazione. È sul mare e i posti di mare, come per magia, diventano sempre particolarmente romantici. Quindi noi stasera con voi volevamo parlare d'amore e chiedendo a tutti quanti voi, quanti di voi sono felicemente innamorati? Mi ho sbagliato domanda? E tu paura? Allora, quanti... Aspetta. Cambiamo argomento. Aspetta, forse ho sbagliato la domanda. Sì. Guarda, Danny. Quanti di voi sono innamorati e basta? Cioè, togliendo felicemente. Non è cambiato niente. Sì, sono passati da 0 a 3. Allora, quanti di voi, mo qua in piazza, Vittorio Emanuele, siete venuti insieme? Dopo a casa se ne vanno insieme, perché quantomeno abitano insieme. Ma tutti sti bambini, lo so, su non c'è una coppia tutta la piazza. Una coppia che lei vado schifato tutto quanto, che è? Là vedo delle mani che si agitano, eccoli là.
Come vi chiamate? Ma hanno... Che ne... No, agitavano le mani due donne, non... Come vi chiamate? Prima tu. Margherita. E? No, il fidanzato è il marito di Margherita. Marco, sei il marito. Ok. Marco è felicemente innamorato, la mano non l'ha alzata. C'è un fare paleata, fisti! Ma poi perché è venuto con zaina, Marco? Non credo. Senti, Margherita, siete sposati da quanti anni? 10. Non vi trovate, uno dice 10, l'altro dice 14. Quegli altri 4 anni, con chi sei stata sposata, Margherita? Era lui. Ma Margherita non fa pace. Attenta a quello che dici, ragazzi, organizziamo, lui mi fa 12. Facciamo 12 anni di matrimonio. Sì. Ma vi ricordate il primo giorno in cui vi siete visti? Quando vi siete visti per la prima volta? Dove vi siete conosciuti? Il bar, una piazza, una pizzeria, una discoteca? Margherita è stato amore a prima vista. Ma l'hai visto buona, Cristo? È per capire. Ti ricordi, Margherita? A Sorrento. Di dove siete? Di Sorrento. E dove stavate? Te l'ha presentata il suo ragazzo, Margherita, loro io che sto fatta sotto! Margherita, siete qui in vacanza! Facciamo un applauso ai napoletani che vengono qui in vacanza, che scelgono la vostra terra, che è bellissima! Noi per primi! Noi per primi! Senti, Margherita, ti posso fare una domanda? Ci avete un po' di anni di differenza! Lascia stare! Vediamo un'altra coppia! Sì! No! 4 anni solo! E Margherita che è molto giovanile se li porta bene. No, pensi che Issica se porta una chiave. La vuoi smettere? C'è una coppia di queste parti, di queste zone che abita a Viesso, a Peschici, da queste parti? Là. Là mi vedeva abbracciato, là. Là è bionda. Come ti chiami? Carmela. Lui è il tuo fidanzato? Sì. Da quanto tempo? Lui come si chiama? Daniele. 14 anni! Che ti piglia da nulla a questo? Quanti anni avevate quando vi siete conosciuti? 16 e 20. Dove è stato il momento in cui vi siete visti per la prima volta? Ditemi un posto bello, una cosa particolare. Nella piazza del paese. Che era questa? A Dischitella. E che cosa ti ha detto quando ti ha visto, ti ricordi? Allora, immaginiamo la situazione, voi state in mezzo alla piazza di Eschitella, Daniela è venuto vicino a te e ti ha detto, guardandoti negli occhi, ti ha detto? Non mi ricordo. Neanche tu ti ricordi? Ti sei presentato e poi? Niente, ti sei innamorato. C'è passato il nome per cadere ai suoi piedi. Ma allora molto meglio rispetto ad adesso. C'è una coppia sposata da tanti anni. Di qua, voglio sapere di qua, non ci sono coppie. Non vi girate come se ho fatto un posto così. Signora, come vi chiamate? No, voi col giubbino bianco. Voi prima mi salutate, voi mi facete e poi vi girate. Come vi chiamate? Nunzia. Nunzia, siete sposata? Con? Antonio, dove sta? Ciò so. Si è perso. Ah, laggiù. Voi da quanti anni siete sposati? 25 anni. E dove vi siete conosciuti? Non vi ricordate? Allora tu ti ricordi. Sì, Antonio se lo ricorda. Fermi dici, tutti. Dici, Antonio, dici. Ah? Nel bosco. In che senso? Cioè nel parco nazionale del Gargano? Ti è trattato che sei un po' scandalo! Allora, va bene. Spieghiamo però, perché stiamo facendo a loro tutte queste domande? Niente, mi ci fanno poche cazzose. No, perché che ho detto all'inizio che stasera, vista la situazione, noi con voi volevamo parlare d'amore. Se si parla d'amore si parla di coppia, se si parla di coppia si parla di... Ma... Marone, detto così pare un funerale però.
Se si parla di Cuba si parla di? Si parla di? Sempre peggio, lasciamo stare, andiamo. C'è un momento del giorno del matrimonio che gli sposi non dimenticano più per tutta la vita. Qual è? Il primo bacio il giorno del matrimonio? È bello, il romanticone. Allora, qual è? Facciamo la domanda in modo diverso. C'è un momento nel giorno del matrimonio in cui gli sposi hanno un attimo di tempo per pensare, per riflettere a ciò che hanno appena fatto, quel momento. Aspetta, vedo un fatto così da qua. Che hai detto? Dici, che hai detto? Le buste. Come ti chiami, romanticone? Come ti chiami? Alessandro, tu sei sposato? Sì, dove sta tua moglie? Non lo sai? Non c'è? T'ha abbandonato? E chi ti ha detto che dove è andata? A casa? Questo è quello che ha detto a te. La verità? Perché hai detto le buste? Hai avuto qualche brutto trauma? Chi gli fa di loro 50 euro in da busta? Sì? La famiglia tua? Ah, dire poco la faccia per il chiuso, però. Che le faccio con la moglie si è chiuso. Volevo chiedere una cosa, questa signora con la sciarpa rosa. Dove? Siete una coppia voi? Da quanti anni state insieme? 50? 36. 37. 36. Facciamo un applauso a questa coppia, è sempre bello trovare delle coppie. Allora, dicevo, mettiamo la domanda in modo diverso. C'è un momento nel giorno del matrimonio in cui gli sposi hanno un attimo di tempo per pensare, per riflettere a ciò che hanno appena fatto. Quel momento è il momento delle fotografie. Ma vi siete mai chiesto cosa pensano veramente gli sposi nel momento delle foto? Gliela facciamo vedere noi? Sì, però siccome adesso abbiamo bisogno di fare un piccolo, velocissimo cambio di costume, voi sapete bene che quando in scena parte un cambio di costume parte anche una base musicale. Stasera la nostra musica per cambiarci sarà il vostro calore, quindi il vostro applauso. Tutti, tutti, tutti.